Ah, nel senso che... Ovviamente non l'ho più rivisto a lui, gli ho detto che avevo mal di pancia, stavo per vomitare di portarmi a casa. Volevo morire. Non ci vedo più. Non riesco proprio a vedere neanche i miei pensieri. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video della seconda parte degli appuntamenti andati male, visto che la prima parte vi è piaciuta molto e si era fatta un po' di confusione con i racconti, perché lo stagista capo mi aveva inviato i file giusti ma WeTransfer ha tipo incrociato tutte le cartelle. Se vi siete persi il primo video ve lo lascio qua nelle informazioni, andatelo a guardare. E niente, io adesso sono prontissima ad ascoltare i vostri audio e leggere i vostri racconti. Prima di iniziare però, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti ed entrare a far parte della Per Family. Sì, questo è un hashtag, iscrivendovi qua sotto col bottone iscriviti, quante volte lo sto dicendo. Allora, ciao Gloria, allora te ne posso raccontare due. Mi aggiunge questo tipo su Facebook, parliamo per un periodo su Facebook, lui buonissimo, buono, ha fatto il modello da Abercrombie, quindi ok, capisci, buono, animatore, pieno di foto con bambini, comunque fantastico. Già questa premessa però non mi piace, perché in realtà c'è sempre qualcosa che non va bene quando ci sono questi personaggi super top, no? C'è sempre quel qualcosa che... non lo so, a me non mi attirano questo tipo di personaggi qui, mi puzzano. Galante, carino, eccetera, ok. Ma mi viene a prendere perché ci dovevamo andare a prendere un caffè. Arriva tra l'altro con questo macchinone, abbassa il finestrino. Ciao! Io l'ho detto che c'era un qualcosa che non andava, era tutto troppo bello per essere vero. Cane avvisato. Uomo avvisato mezzo salvato. Raga, è la fame. Tizio numero 2. Ci incontriamo, scambiamo veramente due parole, io sono costretta ad andare via, quindi non abbiamo tempo insomma di parlare un po' quella sera. Mi invita a prendere un caffè, quindi gli scambiamo il numero e il giorno dopo ci andiamo a prendere questo caffè. Quindi a parte i soldi convenevoli da casa fino al bar, livello di conoscenza da 0 a 10, tipo 0,2, perché ok, ma appena sotto nome. E mi chiede, ma tu hai tendenze particolari? Scusa, non ho capito, ho avuto delle storie un po' così, quindi volevo sapere se tu utilizzi lo strap-on sugli uomini. Cosa? Ho detto... perché parlo? Non stavo scherzando, io ho detto guarda, devo andare. E mi sono andata. Cioè tu te ne sei andata e l'hai lasciato là. È da apprezzare insomma la sincerità della persona in questione, che è stato subito così sfrontata a chiedere una cosa del genere. Ci sono cose peggiori, tipo ti piace sputare sui quadri. Questa ragazza dice che dopo essere usciti le arriva un messaggio. Gli avevo detto che per me era no. Lui invece ci ha tenuto a mandarmi un bel messaggio di conquista, sicuramente non pensato. Sei da Calli alle mani, sipario. Ah, nel senso che... da Calli alle... galante. Cioè, vabbè, sì. Altro racconto. Ti dico solo che un'ora prima di uscire mi ha chiesto che taglia portassi dei reggiseno. Palese il fatto che all'appuntamento si sia trovato da solo. Potevi cercare di trovare un modo per arrivare al mio corpo, magari prendendomi prima di testa, invece no! Sei arrivato subito lì e quindi sai che c'è? Fatti i Calli da solo con altre foto di altre persone. I can do it myself. Ciao, ti seguo da diversi anni e ho deciso di raccontarti i due miei primissimi appuntamenti, entrambi disastrosi. Innanzitutto ciao anche a te, grazie per seguirmi da diversi anni. Avevo 17 anni, si trattava del primo appuntamento ufficiale con una ragazza. Decidiamo di andare in un bar, lei prende un caffè e io un succo. A fine appuntamento, quando andiamo a pagare, io esco, il portafoglio e lei anche, ok? In queste situazioni non so mai come comportarmi, eravamo entrambe ragazze, ma a prescindere credo che non debba pagare obbligatoriamente l'uomo, ok? Lei mette sul bancone 2 euro e io, non capendo, dato che il conto superava quella cifra, metto il restante e rimango stranita, nel senso o paghi tu o io. Fare a metà per un caffè mi sembra esagerato. Poi in un secondo momento mi spiega che aveva solamente 2 euro nel portafoglio perché pensava io bevessi il caffè e se la prese quasi del fatto che avessi scelto il succo. Ma io boh, ok, vabbè. Noi donne siamo molto più pignole. E quindi non lo so come possa essere un appuntamento con un'altra donna. Al di là dell'aspetto maschile o femminile, una persona che dice pensavo prendessi solo un succo e solo 2 euro, magari te la potevi risparmiare, potevi semplicemente dire
guarda, mi spiace, c'ho solo 2 euro, non ti offendere, la prossima volta offro io, per dire. Mentre il secondo, molto simile a quello. Questa volta avevo 18 anni, mi organizzo con un'altra ragazza per uscire. Eravamo di paesi diversi, dato che i mezzi per andare da lei erano impossibili. Dici che due palle. Decidiamo di scegliere un paese raggiungibile da entrambe facilmente, abbastanza lontano da me. Accetto e dopo un'ora arrivo. Ok. Inizialmente usciamo in centro e andiamo per negozi. Lei era una persona molto snob, che non parlava per nulla. Io ero un po' timida, quindi non c'era molta comunicazione. Andiamo da H&M, lei fa anche shopping, mentre io volevo scappare. Alla fine decidiamo di andare in un bar parecchio costoso. Tieni in mente queste parole. Va bene. Io all'epoca andavo ancora a scuola mentre lei lavorava. Ciò non implica che avrebbe dovuto pagare lei, ma io presi solamente un caffè, sempre questo caffè, mentre lei quasi metà bar. E in cassa io feci la mossa, pensando alla fine pagasse lei. No, spesi 10 euro per un misero caffè e per metà bar ordinato da lei. Insomma, per un appuntamento andata di merda spesi un capitale. Lei voleva uscire di nuovo, ma io non l'ho più calcolata. Questa cosa delle ragazze o i ragazzi snob, che sono per la maggior parte quelli che non cacciano mai fuori un soldo. E probabilmente sono ricchi proprio per questo, perché non tirano fuori un euro. Quindi imparate da queste persone, da questi soggetti. Ne ho parecchie, ok? Va bene? Ti volevo raccontare questa cosa molto buffa. E mi ero appena lasciata con il mio ex, ero disperata. Esco con un tipo e quando mi raccompagna a casa e cerca di baciarmi, sentivo che aveva il raffreddore molto dal naso. Mi sento qualcosa sul faccio. E una caccola era tua. Invece era la sua. Io sto male, che schifo. Ti sei presa anche della lurida. Oh, fa morire comunque la tua pacatezza nel raccontare il discorso. C'è la storia tutta. No, perché siamo usciti. Adesso c'è la scusa della mascherina, quindi avremo molta più condensa. Però guarda, non ti posso baciare perché passatela così almeno. Voglio sentire quest'altro audio. Vabbè, una volta uno insiste a morire per uscire con me, va bene. Mi porta al supermercato a prendere una lattina di Sprite. Dopodiché ci sediamo su una panchina e io gli dicevo, continuavo a ripetergli che mi dava fastidio la gente che mi tocca la faccia. E lui continuava a toccarmi la faccia, per me, oh, quanto sei carina, quanto sei carina. E io stavo là incazzata come una bestia perché questo continuava a toccarmi la faccia. Farsi toccare la faccia dalle persone è sempre per noi donne che poi amiamo anche truccarci, è una cosa che ci dà parecchio fastidio perché ci togliete il trucco, crea anche disagio. Se io ho il fondotinta e magari durante la giornata comunque non è che rimane lì sempre perfetto, mancava che suonava il telefono, mancava questa cosa. Se non mi dovesse mai toccare la faccia, sarei in imbarazzo perché probabilmente gli resterebbe sopra il fondotinta e quindi non è il massimo. Poi ci sono persone a cui dà fastidio proprio il fatto di farsi toccare la faccia. Boh, non lo so, questa cosa non la capisco. A me piace quando mi toccano il viso, però col fondotinta mi mette un po' a disagio perché poi so che quella persona ha la mia seconda faccia sulla propria mano, quindi vabbè. Voglio sentire quest'altro audio. Erano le prime volte che mi vedevo con questo tipo. Ci appartiamo per fare roba nudi in macchina, inizio a toccarlo, a un certo punto mi guardo la mano per sbaglio, vedo che il dito sporco, nero, penso che sia qualcosa dell'olio del motore della macchina in qualche modo che sia arrivato lì. Perché hai pensato al motore? Dove stavate facendo cose? Al muso, stavo per boccare e la cacca. Ovviamente non l'ho più rivisto a lui, gli ho detto che avevo mal di pancia, stavo per vomitare e di portarmi a casa. Volevo morire. C'è questo... No, che schifissimo, sto male. Io avrei sboccato proprio. Quando capita queste situazioni non so se ridere o se dire no, vabbè, poverino, poverina. Che situazione di merda. Quando io avevo 17 anni e mi sono iscritta in un sito di incontri. Mm. Dentro questo sito ho conosciuto un ragazzo con cui chattavo abbastanza spesso. Mm. Un giorno abbiamo avuto la brillante idea di darci appuntamento, incontrarci. Mi presento, entriamo in un ristorante, ovviamente ci siamo dati modo per riconoscerci. Molto alla Lorelai Gilmore e Rory, tipo mettiti una rosa rossa nel taschino e via, ok. Entro ed era il mio miglior amico. È stato imbarazzantissimo. No! Cioè voi non vi eravate mandati né foto né niente. Ma normalmente in questo tipo di cose, cioè, non dovreste mettere le foto? Oppure il nome, non ti è sembrato tipo anche il modo in cui scriveva troppo familiare? E se il tuo migliore amico si è finto quel ragazzo, in realtà l'aveva ucciso, il tuo migliore amico ti ama e ha progettato tutto questo per dirti che ti ama?
Poi alla fine cos'è successo? Cioè, ti sei innamorata del tuo migliore amico, spero. Io voglio un seguito. Allora, questa cosa mi è successa un anno fa, alle prime uscite con il mio attuale ragazzo. Ci sentivamo già da quasi un mese, quando finalmente iniziamo ad uscire. Al primo appuntamento è andato tutto bene, ma diciamo che era un po' distaccato. Al secondo appuntamento decide di portarmi in un parcheggio per insegnarmi a fare delle manovre con la macchina, perché non avevo ancora la patente. Io vi odio. Vi odio. Dopo un po' lui si mette al posto di guida per farmi vedere come muovere la frizione. E per partire io mi sporgo verso di lui per vedere meglio i pedali. Diciamo, mi sembra il momento perfetto per un bacio. Macchina, soli, in un parcheggio mezzo vuoto, a metà del secondo appuntamento, vicini vicini. Mi giro verso di lui, praticamente ero sul suo sedile e niente, mi ha lasciata lì. Alla sera mi porta a casa, scende dalla macchina e ci salutiamo sul vialetto di casa mia. Lui si abbassa e mi alzo verso di lui sperando finalmente in questo bacio e niente, sulla guancia, quello stronzo. Alla fine entro in casa incazzata nera, mia mamma mi urla: cos'è successo? Io: niente mamma, non è successo proprio niente. Ora ci rido perché poi mi ha baciata pochi giorni dopo, ma lì per lì ero veramente incazzata. Secondo me era semplicemente timido. E noi donne si sa che quando siamo prese dall'ormone, cioè dagli ormoni in fermento, siamo molto più cacciatrici dell'uomo, capito? E quindi ci sono uomini che hanno paura di questa cosa. E magari voleva fare le cose fatte bene ed era tutto timido e... però sì, il cazzo, cioè nel senso, mi sporco. Fa qualcosa! Cosa state aspettando? Non è che fate bella figura, anche perché poi noi dopo ci facciamo le seghe mentali e continuiamo a dire: perché non mi hai baciato? Perché non ha fatto quella cosa? Oh mio Dio, non gli piace! Oh mio Dio, non è quello giusto! È così che funziona la mente femminile, in parte. Mi sono sentita per circa 3 anni con un ragazzo senza mai averlo visto. Ah! Cioè, già qui partiamo tipo, what? Nonostante abitasse a 20 minuti da casa mia, tutte le volte o lui trovava una scusa o lo facevo io. Poi ci sono stati periodi in cui non ci sentivamo, ma un bel giorno ha deciso di portarmi a cena fuori e dopo siamo andati a fare un giro sul lungomare. Ci siamo seduti sugli scogli e quando avevamo appena finito di darci il primo bacio, lui si alza, va nello scoglio davanti, si sbottona i pantaloni e inizia a fare la pipì. Sì, esatto, proprio davanti a me, ha rovinato la serata, il bacio e i 3 anni di attesa in un attimo. Ma perché? Ma che cavolo vuol dire? Perché dovete rovinare tutto così? Cioè, tu hai buttato via 3 anni, magari non ti concedevi a nessuno perché dicevi: wow, che bello, ho trovato il mio amico di penna. E in realtà questo amico di penna aveva la penna che doveva scrivere su uno scoglio. Insomma, non ci va mai bene niente, eh? Sì, ok, abbiamo capito sta cosa, non ci va mai bene niente. Allora, ce ne sarebbero altri racconti, ma questo potrebbe durare un sacco, questo video. Quindi io vi dico, se volete continuare questa serie, ovviamente poi ne faremo altri magari, visto che avete votato quella degli ubriachi, vi dico di lasciarmi in direct su Instagram delle vostre note audio, non lunghissime, per favore, magari 1 o 2 note audio massimo, dove mi raccontate i vostri disagi da ubriache, tipo le cose più oscene, spaventose o ridicole che avete fatto da ubriache. Sarete in anonimo, ovviamente, quindi non vi preoccupate. Mentre se volete continuare questa serie di video, fatemelo sapere qua sotto, mandatemi in direct i vostri racconti, stessa cosa. Quindi vedremo la prossima volta che episodio uscirà. E se vi è piaciuto questo video, lasciate un bel pollice in su e noi ci vediamo al prossimo. Muah!